famiglia che hanno deciso di correre insieme alle prossime alle elezioni amministrative del 26 maggio in virtù di una condivisione di ideali di programma sul piano locale e anche per dare un segnale di semplificazione in un quadro di centrodestra che sostiene il più presente Stefano Prampolini alla carica di sindaco. Fratelli d'Italia, io ieri facevo una battuta con qualcuno, poco più di un anno fa alla presentazione per le liste politiche dissi in conferenza stampa teneteci d'occhio perché saremo il partito che crescerà di più alle prossime elezioni politiche e insomma molti degli addetti alla stampa insomma, hanno un po' sorriso rispetto a questo. Poi siamo andati a 4 marzo, abbiamo visto che siamo passati da 9 a 50 parlamentari e nessun partito è cresciuto come noi. Oggi sono sicuro che riderete, ma vi dico che noi siamo pronti a diventare la seconda gamba del centrodestra, siamo pronti a diventare un alleato principale di, anche a livello nazionale, di, ci auguriamo presto, un nuovo governo con la Lega Nord e ogni voto a Fratelli d'Italia, anche alle elezioni europee, sarà un voto per far vedere che una maggioranza alternativa di governo esiste e il nostro obiettivo è quello di liberare la Lega da quell'abbraccio innaturale e secondo noi deleterio del Movimento 5 Stelle. Si vota, oltre che per le elezioni europee, anche per le elezioni amministrative in tante città. Io sono, sapete, segretario regionale, si vota in questa regione in capoluoghi importanti come Ferrara, Forlì, Modena e Reggio Emilia. Anche qui vi dico che ho l'assoluta certezza che il centrodestra trionferà sicuramente a Forlì e a Ferrara e con altrettanta certezza andrà al ballottaggio, giocandoselo veramente fino all'ultimo voto, sia a Modena che a Reggio Emilia. E credo che questa reale alternativa lo si vede veramente dalla facilità con cui abbiamo fatto una lista oggettivamente di una qualità che io, che qualche elezione comunale ho vista, non avevo mai trovato. Io vi elenco velocemente quelli che sono i nostri candidati, poi lascio la parola ad Alessandra Tregila del Popolo della Famiglia, Stefano Prampolini che è il nostro candidato sindaco, a Ferdinando Pulitano che è segretario provinciale di Fratelli d'Italia. E quindi dopo mi taccio. Ferdinando sarà il nostro il cosiddetto capolista in quanto coordinatore provinciale, proviene da un lungo percorso nella file della destra anche giovanile, ha fatto il senatore accademico primo, quasi primo dei movimenti di destra all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed è stato capogruppo di Fratelli d'Italia nella circoscrizione centro storico l'ultima volta che il centrodestra ha governato qualcosa in questa città. E poi abbiamo, ripeto, una lista che io vi invito anche un po' per sfida a paragonare e a confrontare con le altre, perché sono realmente orgoglioso della qualità della nostra lista. Daniele Alberti, che oggi non può essere presente, è un ingegnere già premiato con il premio di manager dell'anno, Anna Laura Bolognini, dottoressa di ricerca in diritto commerciale all'Università di Parma, dottor Pierluigi Monicini, che è un dipendente IPER e molto attivo nel volontariato, già presidente del regionale dell'Associazione delle Famiglie Numerose, un tema che a noi sta particolarmente a cuore, l'avvocato Marco Del Deo, noto civilista della città, Federica Galloni, una giovane esperta di marketing e comunicazione, Gianmaria Lipparini, che è il tabaccaio di Canal Chiaro, quindi una persona che ha il polso del centro storico quotidiano, l'avvocato Fabio Maida, altro noto civilista della città, la signora dottoressa Maria Dele Maccagno, medico e psichiatra, l'imprenditrice Monica Malagoli, la penalista Serena Mangino, Matteo Manicardi, artigiano e riferimento dei tifosi del Modena Calcio, su questo abbiamo una sorpresa alla fine. La giovane Caterina Molaschi, 25 anni, che è responsabile di un punto vendita in una grande catena di abbigliamento sportivo in città. L'avvocato Massimiliano Parrillo, due giovani laureati in medicina, Marco Fogliani e Giovanni Prezioso, Marco in particolar modo è il nostro responsabile giovanile. Sabrina Puviani, una casalinga, madre di 5 figli, che quindi non contenta di questo, cerca di dedicare del tempo ulteriore alla città. Abbiamo Stefano Rinaldo, autista SETA, insieme a Luigi Sorrentino, che è un sindacalista che opera all'interno di quell'ambiente. La più giovane candidata si chiama Gloria Savoia, ha 19 anni ed è una studentessa di giurisprudenza. Antonio Ronchetti è il mitico titolare della Ferramenta, che è una bottega storica anche lì in Canal Chiaro, un'altra persona che vive quotidianamente i problemi del centro storico. Roberto Tondelli, conosciuto da tantissimi, affiancato
è conosciuto per le iniziative di Sport, quindi tutta quella serie di iniziative che provano a veicolare attraverso il racconto dello sport valori importanti e valori eterni. E poi ultimo, solo per ordine alfabetico, noi volevamo dargli il numero 10, Lello Vernacchia, quindi che tutti probabilmente conoscete, ex calciatore del Monaco Calcio, allenatore e opinionista e commentatore sportivo. Poi ci sono la parte dei candidati, tra virgolette, se importa al popolo e alla famiglia, in questa lista composita, che magari lascio a illustrare ad Alessandra tra poco. E io per ora mi taccio, se ci sono domande da parte dei giornalisti siamo a disposizione. Io lascerei la parola a Stefano Trampolini per insomma, un saluto e per far sì che il sostegno di Fratelli d'Italia possa il 26 maggio portarlo alla vittoria, e se non è il 26 maggio sarà il 10 giugno, è l'altra data che è cerchiata non in rosso ma in tricolore nei nostri calendari. 10 giugno mattina, come si dice, quando avremo i risultati dei ballottaggi. Io ringrazio tantissimo il Michele Politano, la signora e tutti quanti hanno dato fiducia al mio nome per quello che poteva essere un punto aggregante di tutte le forze che non si riconoscono nell'attuale amministrazione. Voi sapete che io sono un commercialista, sono nato a Modena, non sono iscritto a nessun partito, ho fatto vita politica negli anni 90, poi mi sono dedicato alla professione e sono stato scelto proprio perché posso essere un punto d'unione per tutte le varie forze che non si riconoscono nell'attuale amministrazione guidata da Giancarlo Mozzarelli. Una fiducia che mi è stata data da Fratelli d'Italia, che mi è stata data da Forza Italia, da Siamo Modena e dalla Lega Nord. Io spero vivamente, non voglio qua starvi a descrivere il programma delle tutte quelle cose che forse già avete sentito, abbiamo letto, avete presentato anche come Fratelli d'Italia, avremo un punto d'unione. Faccio solo alcuni riassunti di punti che sento moltissimo e che vado ripetendo. Il primo mantra, che si parla di valori, di quello che possa essere la futura guida della città, è competenza e non appartenenza. Voi sapete che c'è un tessuto ormai intricatissimo di favori, di scambi di favori, di quella che veniva chiamata la famosa porta girevole tra le amministrazioni, tra le attività private e le amministrazioni pubbliche. Noi riteniamo che dopo 75 anni di una stessa tipologia di governo, come succede nelle aziende, dopo tanti anni che c'è uno stesso consiglio di amministrazione, è ora di cambiare, perché è ora di cambiare i valori, è ora di cambiare gli obiettivi, è ora di cambiare le prospettive della nostra città, che ha dei lati che sono stati assolutamente trascurati negli ultimi 20 anni. Parliamo di sicurezza, e qua non mi voglio entrare in quello che è il degrado della sicurezza che è successo, parliamo di quello che è la moda produttiva, che è quella che produce la ricchezza, che poi dopo può essere anche distribuita per il sociale, ma se noi non creiamo valore aggiunto la città muore, perché se non crea valore aggiunto la città muore. Parliamo di quelle che sono le scuole, abbiamo delle eccellenze che partono dalle scuole all'università, ma anche delle eccellenze tecniche che avevamo nei nostri licei tecnici che sono state trascurate negli ultimi anni. Parliamo delle nuove generazioni, ossia di quella che è la natalità. Voi sapete che io sono uscito subito dicendo asili nido gratis per le mamme che lavorano. Naturalmente sono stato criticato, ma sono stati presi un po' di sorpresa. Dice, le mamme che lavorano, ma come facciamo adesso ad attaccarlo? E non sanno bene come attaccarci anche su questa cosa qua. Natalità, voi sapete che l'altra settimana sono andato... No, quando era? Sabato era l'altra settimana, no? Perché ormai a forza di incontri, cavalco. L'altra settimana sono andato a un convegno bellissimo, non politico, ma assolutamente statistico, per cui ci hanno presentato quella che è la natalità in Italia, poi dopo è diventato un argomento molto, molto vivo. Voi sapete che abbiamo passato gli ultimi 10 anni, invece che parlare della natalità, che sia fatta dalle coppie di fatto o non dalle coppie di fatto, è sempre la natalità delle nostre nuove generazioni, di quelle che sarà il nostro futuro. Abbiamo perso 10 anni a parlare di carta d'identità con genitore 1, genitore 2, o fabbricato da, made in, quelle robe del genere. Io credo che sia ora di ripartire anche da quella che è la natalità, perché senza le nuove generazioni noi siamo un popolo finito e non possiamo pensare di importare le nuove generazioni. Punto. Una cosa è l'accoglienza, una cosa è pensare di sostituire le generazioni degli italiani con la nostra cultura, le nostre tradizioni, con delle persone venute dall'estero. Sport e welfare.
sono due lati della stessa medaglia, perché tutti servono a fare comunità, perché lo sport è importantissimo. Voi a livello comunale non sono coordinate assolutamente tutte le attività sportive, non hanno neanche, vi faccio un esempio solo, poi dopo chiudo velocissimo, non hanno neanche un coordinamento, per cui hanno fatto, indipendentemente, non sta facendo polemiche, ma il mercato europeo lo stesso giorno del Gay Pride. Secondo voi, se c'è un coordinamento delle attività che può fare un comune quando sovrappone negli stessi luoghi, nelle stesse situazioni, più manifestazioni? Qua veramente non ci siamo, perché è un comune fatto di tanti piccoli isolotti potentati che non riescono più a mettersi d'accordo e non riescono più a dare una direzione a questa città, né come valori, né come obiettivi, né come creare ricchezza. Qua chiudo e grazie per la fiducia.